Il fatto di Marcotti sulle fonti TV, appuntamento settimanale per fare un po' il punto sugli scenari economici e politici e sulle notizie che naturalmente sono protagoniste del nostro paese, del nostro scenario, quindi di tutti noi. Giancarlo Marcotti, eccoci qui, ci sei tu, naturalmente tu sei il protagonista numero uno. Grazie Manuela, un saluto a te e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto il punto di partenza è proprio quello che leggete in sovraimpressione, gli scenari politici e economici, però io cambierei subito, per così dire, anche impostazione grafica, perché con Giancarlo, peraltro permettimi Giancarlo, fra poco festeggiamo un anno mio e tuo della nostra trasmissione, perché noi ci siamo sentiti per la prima volta quando forse poco dopo c'era già il lockdown, insomma, quando il Covid si era impossessato delle nostre vite. E quando tu sei intervenuto per la prima volta alle fonti TV, abbiamo proprio parlato del caso di Codogno e della situazione di Codogno, dove si era proprio manifestato il primo caso appunto di Covid. Quindi tra poco dobbiamo brindare perché è il nostro anniversario. Certo, è vero Manuela. E oltretutto era una coincidenza particolare perché io sono un codognese, quindi nato e vissuto a Codogno i primi 18 anni della mia vita, poi è da tantissimi anni che vivo in Veneto, perché poi ho fatto l'università in Veneto, poi mi sono fermato in Veneto. Però diciamo come sanno tutti, insomma, l'imprinting che si ha nei primi anni della propria vita sono importantissimi, quindi io mi considero a tutti gli effetti un codognese. Assolutamente sì, e non a caso infatti noi ti avevamo contattato proprio per parlare della situazione di Codogno. Allora, questo fine settimana se ne è parlato tanto perché era il 20 febbraio del 2020 quando questo manager d'azienda di 38 anni, Mattia, che poi è sfortunato lui, è diventato famoso perché il paziente zero, no? Veniva definito così, aveva scoperto di essere positivo al Covid. Ancora noi sapevamo dell'esistenza del virus, ma lo isolavamo, no? L'abbiamo isolato fino a quel momento in Cina, proprio perché non avevamo messo in conto che potesse arrivare in Italia. In realtà qualche primo caso c'era stato anche in Europa, però detto sinceramente, finché non c'è stato il caso di Mattia in Italia, l'abbiamo visto e lo vedevamo come qualcosa di assolutamente lontano da noi. Mattia, che aveva questa influenza, sembrava un'influenza, invece poi chiaramente con delle complicazioni si è scoperto che non era questo. Allora, che cosa ricordi, visto che appunto parliamo anche della tua città, che cosa ricordi di quel momento? E poi vabbè, chiaramente non riusciamo a ripercorrere proprio mese dopo mese, però volevo partire da lì per arrivare al punto in cui siamo oggi, a distanza di un anno. Certo. Allora, innanzitutto, mi sembra di ricordare fosse un venerdì mattina. Mi sveglio e guardando così, le notizie, la rassegna stampa, vedo che parlano di un primo caso nell'Odigiano, essendo appunto originario di Codogno, curiosamente vado a vedere nell'Odigiano dove. Vado su un altro sito e lì, con mia grande sorpresa, trovo per la prima volta la parola Codogno. Oh, mamma mia, dico proprio a Codogno, il primo caso, o comunque insomma il primo italiano, perché c'era già stato il caso di una coppia, ma erano dei turisti cinesi a Roma. E mentre questa era una persona italiana che abitava a Codogno, che lavorava nelle vicinanze, tra l'altro all'interno di una grande un'azienda, una multinazionale del gruppo Unilever, per intenderci, insomma, comunque. E poi, con mia somma sorpresa, il giorno dopo, questa parola Codogno, che era un paese sconosciuto praticamente a quasi tutti, lo trovo anche, che ne so, su Bloomberg Television, sulla CNN. Cioè, improvvisamente questo paese diventa il paese più famoso al mondo. Da quel momento lì le borse crollano. Cioè, prima, nonostante si parlasse già del Covid, ma appunto, come dicevi tu, probabilmente veniva così confinato ad una cosa cinese. Da quel momento le borse invece hanno una reazione fortissima, c'è un crollo, sappiamo tutti che non è durato tantissimo questo crollo, un mese, però insomma in quel mese lì le borse sono crollate, quindi Codogno è diventato un po' il centro del mondo. Allora, velocemente due parole appunto sulla mia città natale, no?
Codogno si trovava in provincia di Milano prima che fosse fatta provincia Lodi, no? Quindi su quella via che da Milano porta a Bologna, la famosa via Emilia, ed è quindi nel centro della pianura padana, cioè quella che noi definiamo fertile terra padana. Quindi paese eminentemente agricolo, all'inizio circa un centinaio d'anni fa, Codogno era la terza città più grande della provincia di Milano dopo Monza e Lodi. Poi si è stabilizzata, mentre sappiamo che tutti i paesi dell'hinterland milanesi sono esplosi come popolazione, quindi sono diventati delle vere e proprie città, anzi un conglomerato con Milano praticamente, mentre Codogno è rimasta ai suoi 15.000 abitanti. Comunque Codogno, appunto, essendo nella zona più fertile d'Italia, una zona ricca dal punto di vista agricolo, è diventata anche zona nella quale c'è stata l'eccellenza dei prodotti agricoli. Dico così, ecco, anche per così parlare anche di qualche altra cosa oltre alla storia, Sì. o legarla alla storia economica, diciamo. E in Codogno nasce la prima azienda agricola, cioè lì è il momento in cui l'agricoltura da un'agricoltura contadina diventa un'agricoltura industriale, nascono le prime aziende lattiero-casearie. Quindi a Codogno nasce, per esempio, il grana, ecco, che è una cosa che adesso è famosa in tutto il mondo, nasce il mascarpone e così via. Quindi questo è Codogno e i codognesi sono Peccato che delle sia persone. diventato famoso per il Covid e non per queste eccellenze, Esatto. perché vedi, spesso purtroppo funziona così. Ecco, le persone, stavi parlando delle persone di Esatto, le Codogno. persone sono però appunto tipicamente con quella mentalità che è una mentalità che ha fatto crescere l'Italia, in cui la famiglia è una cosa importantissima. Però sono persone molto riservate, infatti anche questa notorietà non è che sia stata apprezzata molto dai codognesi, anzi, sì, certo, è passato un anno, si dovevano fare così, ricordare l'evento, eccetera, così, però i codognesi oggi vorrebbero dimenticare e possono dimenticare, adesso quindi arrivo al punto. Sì. Perché obiettivamente in questo momento, dal punto di vista sanitario, Codogno e mi dicono anche le zone di Bergamo, eccetera, così, comunque Codogno in particolare è una delle zone in cui adesso è meno importante il problema Covid. Probabilmente adesso io non sono un medico, ci mancherebbe, non voglio assolutamente dire niente, non so se è perché si è raggiunto un'immunità di gregge, nel senso, essendo scoppiato lì il focolaio, fossero tante le persone che Che si appunto sono hanno avuto il ammalate, Covid. certo. Esatto. Non voglio dire sia questo, chiariamo, perché non No, 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 vorrei no, certo, fai bene a dare specificare. informazioni. No, no, né io né te siamo medici, quindi ci mancherebbe Esatto. altro. No, no, lungi da noi. Abbiamo, cioè, insomma, no, non mi voglio neanche mettere a ragionare su quello. Prego, prego, Giancarlo. No, appunto, lasciamo ad altri il compito di dire, però obiettivamente Codogno oggi potrebbe essere addirittura una zona bianca per il numero così limitato di casi di Covid. Quindi diciamo che è una zona che vuole presto dimenticare, è una zona fortunatamente ricca perché dopo questa industrializzazione del comparto agricolo lattiero-caseario c'è stata anche un'industrializzazione nei classici comparti industriali, diciamo, quindi anche della meccanica, eccetera, così. Quindi è una zona ricca e si è superato, diciamo, questo problema. Ora, ripeto, la voglia è quella di tornare il prima possibile alla normalità che Eh c'era certo, ecco, fino a un anno fa. la zona bianca è un po' un miraggio, che poi in realtà la zona bianca è semplicemente
pensare di tornare a fare quello che facevamo prima, perché vuol dire che non ci sono più contagi o insomma che comunque la situazione è contenuta. Però approfitto di questa tua anche speranza, no? Per magari cominciare a vedere delle zone bianche in Italia, per ricordare che proprio, visto che stiamo anche ripercorrendo le tappe di un anno di pandemia, per la prima volta, proprio parlando di Codogno e non solo di Codogno, ma anche di altri comuni di quella zona, viene utilizzata la frase, cioè la dicitura zona rossa. Quindi, fondamentalmente, che non avevamo mai sentito dire, di cui non abbiamo mai sentito parlare, se non per Wuhan, quindi l'epicentro cinese del Covid. Infatti, Codogno, e torno ancora sul tuo paese d'origine, è stato definito come la Wuhan italiana, praticamente, no? Da cui è partito tutto. E da lì è partita anche poi la classificazione in zone colorate d'Italia, anche se poi la differenza di colore l'abbiamo avuta nell'ultimo periodo, perché prima c'era solo la zona rossa, cioè le zone più colpite. Mi viene in mente anche Bergamo, insomma, le province italiane che sono state maggiormente interessate nella prima ondata di Covid. Esattamente, lì tutti gli abitanti di questa zona rossa, appunto, che comprendeva Codogno e alcuni paesi limitrofi, è stato uno shock per la popolazione, nel senso che improvvisamente non si poteva più uscire. In pratica si poteva uscire solo appunto per l'acquisto di generi alimentari, ma c'erano delle persone anziane che avevano difficoltà, quindi c'erano proprio dei pulmini che andavano a portare viveri e generi alimentari alle persone più in difficoltà. Quindi una situazione veramente impensabile fino appunto a prima che accadesse, no? Quindi i codognesi si sono, tra virgolette, comportati benissimo, nel senso che hanno rispettato questo, anche forse per la paura, non dico di no, però insomma sono persone, ecco, normalmente, anzi per la quasi totalità, ligi alle leggi, eccetera. Quindi non c'è stato nessun problema sotto certi punti di vista. Però chiaramente è stato uno shock per la popolazione, perché improvvisamente il non poter più uscire, il non poter più appunto vivere praticamente rinchiusi in casa è stato uno shock. Poi dopo quel periodo, fortunatamente, ripeto, anche se con gradualità, ma le cose sono migliorate fino a che appunto oggi chiaramente alcuni settori, chiariamo, hanno sofferto molto, i bar, naturalmente, i Certo. ristoranti, perché tuttora hanno delle restrizioni, essendo comunque in Lombardia, Sì, diciamo, poi le cioè voglio. restrizioni ci sono purtroppo ancora a livello nazionale. Peraltro, volevo proprio dire questo, insomma, che a distanza di un anno questo incubo, no, di zone colorate, come dicevamo poco fa, non c'è ancora nessuna zona bianca per intenderci in Italia, di restrizioni, di impossibilità di muoversi, ci sarà la proroga, no, di spostamento tra le regioni, cose prima impensabili, perché insomma fortunatamente la libertà ci porta anche a poter gestire dei nostri spazi come meglio crediamo, sempre nel rispetto delle regole. Ma insomma, chiaramente era, se ci avessero detto più di un anno fa, guarda che tra un po' non potrete neanche uscire dal vostro comune, ci saremmo fatti probabilmente una sonora risata. Ecco, ce la facciamo ancora oggi, ma in modo abbastanza amaro, perché siamo nella situazione di allora. Certo, con più consapevolezza, perché bisogna dirlo, però avendo anche dovuto prendere delle misure che, volenti o nolenti, cioè tutti noi abbiamo cambiato modo di vivere in questo momento. C'è qualcosa perché ti senti di dire, insomma, che non è cambiato per niente, cioè che a distanza di un anno questa esperienza non ci ha fatto fare il salto, come dire, qualitativo in quella che è comunque una situazione ancora complicata e difficile? Beh, no, per la verità, ripeto, quello che è accaduto ha sconvolto così anche l'organizzazione sociale. Come ho detto, i codognesi sono persone abbastanza riservate, molto riservate. Diciamo che lì il po' fa davvero da confine. Io spesso, con un'espressione che magari uso dire che
Al di sopra del Po, cioè Codogno, e quindi diciamo la pianura padana che riceve le acque dalle Alpi, le aziende si consorziano. Al di sotto del Po, quindi in Emilia-Romagna, si creano le cooperative. Cioè, farei un po' questa distinzione tra i consorzi e le cooperative. I consorzi, sì, sono delle organizzazioni che servono per migliorare, ma nella propria diversità, diciamo. Le Sì. cooperative invece sono proprio delle unioni, quindi diciamo che da un certo punto di vista questa mentalità non è cambiata, ma perché è radicata da centinaia di anni, diciamo. Quindi la tipologia, diciamo, dell'abitante della pianura padana, solitamente risparmiatore, solitamente, ripeto, molto legato alla famiglia, ma anche estremamente riservato. Questa è rimasta, diciamo, e quindi non, Sì, però tutto il certo. resto è cambiato, perché adesso la questione varianti, eccetera, così, comunque c'è sempre questa paura di poter ritornare in situazioni gravi, insomma, Eh sì, importanti. certo. Ecco, così per fare un po' da collegamento con questo ricordo dell'anno di pandemia, alle decisioni che devono essere prese, fermo restando che insomma ci auguriamo di aver fatto tesoro anche di cose che un anno fa, come ovvio che sia, non erano assolutamente conosciute. Credi che a breve potremmo anche complice, vabbè, il vaccino, eccetera, eccetera. Però dal governo, visto che è cambiato il governo, avere delle risposte più immediate rispetto alla gestione proprio della pandemia. Certo, io appunto me lo auguro, anche se arrivano notizie contrastanti. Io ho letto negli Stati Uniti addirittura un virologo, no, o un immunologo, adesso non so bene quale qualifica avesse, però parlava che ad aprile potrebbe scomparire il virus negli Stati Uniti, quindi aprile manca pochissimo, no? Mentre da noi si parla di varianti e questo allungherebbe i tempi, insomma, per uscire dalla situazione di crisi. Che poi non si è ancora capito quali sono queste varianti, non lo dico in tono polemico, attenzione, però mi piacerebbe capire allora la variante tipo 1 cos'è, quali sintomi ha, da cosa è caratterizzata, variante tipo 2, cioè si parla genericamente di varianti che mi sembra un po' poco, no? Per poter anche eventualmente prendere delle misure adeguate rispetto a questo, però vabbè, cioè, sapremo prima o poi, immagino. Sì, in effetti poi, ripeto, da non medico, però si dice sempre che i virus variano, quindi questo virus penso che si stia comportando come gli altri virus, non è che sia un virus che abbia delle caratteristiche uniche, no? Si comporta come gli altri virus, varia in continuazione, ha una certa durata, e noi speriamo che adesso è passato un anno. Speriamo che nel giro di alcuni mesi, forse massimo di un altro anno, le cose invece possano tornare alla situazione Esatto. pre-Covid, insomma, Ecco, anche però perché ne sì. abbiamo Certo, bisogno dal punto di vista economico. però appunto per anche andare su questioni più squisitamente politiche che però insomma poi determinano anche le decisioni che il governo prende, no? Abbiamo governo Draghi. Io tra poco vedremo, chiedo alla regia di mettere l'altro titolo che ho selezionato, l'ho fatto anche un po' in modo provocatorio, no? Governo Draghi. La strana presenza di Lega e Movimento 5 Stelle. Perché ho voluto, beh, anche ci siamo parlati anche io e te in privata sede, ma insomma, che cosa ci azzeccano queste due forze politiche nell'esecutivo di adesso, ma soprattutto, domanda nella domanda, che cosa ci azzeccano tra di loro, anche perché hanno governato insieme, ma da quando poi il matrimonio è finito, e che è durato anche poco, sinceramente, insomma, non se le sono certo mandate a dire. Ecco, facciamo un po' un'analisi generale. Bravissimo Emanuele, proprio l'aspetto principale di questo governo è proprio questa dualità Lega-Movimento 5 Stelle, anche perché
Comunque, dopo tutto quello che è accaduto, assieme sembra che tuttora abbiano, se dovessero appunto vedere, misurare i sondaggi, insomma, una sopra il 20%, l'altra intorno al 14-15%, insomma, fa più di un terzo della popolazione italiana tra questi due partiti. Ma comunque, la Lega, certo, ha sorpreso tutti con questo sì al governo Draghi, anche se diciamo che sembra faccia un po' il cane da guardia, nel senso che anche Claudio Borghi ha detto: noi siamo già usciti da un governo quando abbiamo capito che non andava in una certa direzione, potremmo uscire anche un'altra volta. Quindi non ha escluso che se il governo Draghi dovesse andare in una certa direzione. Parliamoci chiaro, per esempio, una riforma del fisco che porterebbe ad un incremento così della pressione fiscale, è chiaro che la Lega non potrebbe accettarlo. Certo. Contemporaneamente, però, è il Movimento 5 Stelle per me che è nella situazione, non dico più critica, però attenzione, allora il Movimento 5 Stelle, brevissimamente, nel 2018 ha avuto un boom su un programma che obiettivamente era rivoluzionario, cioè al di là del reddito di cittadinanza, ma ricordiamo le cose tipo l'Ilva che diventa un parco giochi, questa economia verde, e poi l'acqua pubblica, cioè una serie di iniziative che veramente erano completamente di rottura rispetto all'establishment, Sì. diciamo. E su questo hanno avuto una marea di voti, quasi il 34%. Andati al governo, dobbiamo essere sinceri, insomma, sono diventati un paese, un partito governativo, insomma, anche perché non si può governare in maniera diversa, cioè se si governa bisogna scendere a certi compromessi. Il problema è che più o meno sono scesi a talmente tanti compromessi che oggi un elettore del Movimento 5 Stelle della prima ora non si riconosce. Quindi la domanda che io porrei è: chi vota oggi il Movimento 5 Stelle, che tipo di partito vota? E questa è una domanda Sì, da porsi. ah sì. Mentre 2 anni fa era chiaro che tipo di partito votasse, cioè quello che era contro tutto, quello che era per. Oggi l'elettore del Movimento 5 Stelle, che tipo di partito sta Beh, votando? anche perché giustamente, ma questo succederebbe a tutti, no? Nel momento in cui ci si coordina e si collabora con altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle l'ha fatto prima con la Lega, poi con il Partito Democratico, in generale con una parte più di sinistra, diciamo così, della politica, inevitabilmente, dico, il partito stesso si plasma, no? E cambia proprio anche il suo modo di vedere. Già succede a prescindere perché nel corso del tempo non è che un partito rimane quello di 100 anni fa, no? Poi il Movimento 5 Stelle è più giovane come nascita, però funziona allo stesso modo per tutti. Figuriamoci se deve avere a che fare con anime diverse, quindi vale ancora di più. Mi sono inserita per, insomma, in qualche modo avvalorare la tua tesi, cioè vale ancora di più nei confronti del partito di Beppe Grillo. Hai perfettamente colto il segno, è questo io. È diventato un partito, per esempio, molto statalista, cioè che invoca sempre l'intervento dello Stato da qualsiasi parte. E allora diciamo che è molto più di sinistra rispetto a quello che appunto era 2 anni fa. Ma ripeto, 2 anni fa era non solo il partito del Vafa, tanto per intenderci, ma ripeto, anche il partito che proponeva un cambiamento radicale, per esempio, cosa che non abbiamo visto, probabilmente non si poteva vedere, d'accordo, cioè non è che la mia sia una critica così gratuita al Movimento 5 Stelle, dico solamente che è difficile per una persona che si era avvicinata a quel partito alla prima ora riconoscerlo oggi, insomma. Sì, assolutamente, no, hai ragione. E quindi, insomma, è tutto ancora da vedere, però, insomma, è per questo che bisogna navigare un po' a vista anche nei giudizi del governo, proprio per questo motivo. Allora, Giancarlo, guarda, io volevo chiederti proprio in ultima battuta cosa ne pensi di quello che è successo a
a Giorgia Meloni, perché con te abbiamo parlato più volte quando sono successe cose di questo tipo, degli insulti ai danni di donne, non necessariamente sessisti, perché poi è sempre anche una definizione che a me non piace, insulti, punto. Poi è chiaro che quando si parla di categorie più deboli, ma anche qui non mi piace perché deboli rispetto a cosa? Cioè, ecco, io sono un po' particolare nell'analisi, come dire, di donne e uomini, però insomma, sai cosa è successo? Giorgia Meloni che è stata insultata aspramente da un professore. E adesso io ho preso uno degli ultimi articoli perché ne parlano tutti, in cui non tutti, appunto, come in questo caso Selvaggia Lucarelli, esprimono solidarietà nei confronti di Giorgia Meloni. Cosa pensi? E poi ti saluto, proprio in battuta finale. Guarda, a parte Selvaggia Lucarelli che deve per forza dire qualcosa diverso dagli altri, altrimenti non la sta a sentire nessuno. C'è anche No. Mattarella scritto a Giorgia Meloni, parliamoci Certo, chiaramente, insomma, perché non è esatto. che. Allora, naturalmente ciò che è avvenuto è qualcosa di insensato, cioè pensare che, tra l'altro viene anche definito non solo un professore, ma quasi un luminare questa persona qua. Allora, io non so dal punto di vista appunto cattedratico che personaggio sia. Di sicuro è l'emblema della sinistra, perché la sinistra è sempre stata così, cioè aveva la possibilità, si è sempre arrogata la possibilità di insultare gli altri e mai ovviamente di essere insultata. Qui gli insulti alla Meloni sono, non è una cosa sgradevole, è una cosa inimmaginabile, cioè non si può assolutamente. Quindi questa, ripeto, la persona che si è macchiata di una cosa del genere, ma non solo deve essere radiata dall'insegnamento, perché che cosa può insegnare ai propri studenti? Che cosa può insegnare una persona del genere? Guarda, sì, io ho twittato una cosa, cioè, secondo me più ancora più grave di quello che ha detto, cioè che il fatto che quando si è scusato ha detto ma io non volevo offendere, cioè lui insomma, adesso è chiaro che poi ci si arrampica sugli specchi, però insomma poi se dobbiamo anche come dire, trovare sempre delle scusanti a delle offese che sono state molto chiare, perché non è che ha detto vabbè a me la Meloni adesso lo dico proprio così fa schifo, che comunque sarebbe stato lo stesso poco signorile per così dire, no? Però vabbè non ti piace la Meloni, dillo pure, ha detto delle cose che non sto a ripetere, le sappiamo molto molto offensive, precise, se non sono offese quelle, quindi ha fatto ancora peggio. C'è chi scrive: facciamo un DPCM per abolire Selvaggia Lucarelli. Ma io farei un DPCM per abolire tutte gli insulti che vengono fatti a prescindere dal buon senso, ripeto, perché poi ciascuno non è che dobbiamo amarci tutti e non dobbiamo andare d'accordo tra tutti. E anche a me non piace qualcuno, come a Giancarlo non piace qualcun altro, a voi però insomma, bisogna anche mantenere un attimo di buon senso e buon gusto. E poi invece, insomma, tanti, tanti saluti anche direttamente a te. Chi scrive: in Italia abbiamo la variante politica, cambiano solo i governi, perché abbiamo parlato di queste varianti da Covid che non si capisce ancora bene cosa siano. Beh, sicuramente di governi non ce ne facciamo mancare in Italia, quindi è sicuramente così. Giancarlo, ti saluto e ti ringrazio. Noi rivedremo questa puntata on demand sul nostro canale YouTube e sul nostro sito e poi naturalmente ti seguiamo con i tuoi video su Finanza in Chiaro, lo ricordo sempre, quindi i nostri amici possono collegarsi direttamente a te. Grazie a te Emanuela e permettimi di concludere dicendo appunto questo è stato il primo anno della nostra collaborazione, ma solamente il primo perché durerà ancora a lungo. Quindi ti ringrazio anche per questo, insomma, per avermi scelto come collaboratore delle Fonti TV. Che Quindi bello, noi questa è siamo una. sicuramente più solidi e più stabili dei governi italiani, quello sicuramente. Non che ci voglia molto, insomma, non so quanto sia un complimento, però sicuramente è un dato di fatto. Grazie Giancarlo, ringrazio a te io ringrazio te per la collaborazione. Grazie Grazie ancora e un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Grazie. Chiudiamo qui la puntata del Fatto di Marcotti di questa settimana e chiudiamo anche il live. Ora vi lascio in compagnia dei nostri approfondimenti a partire dalla nuova puntata di Meme Economics con Giacomo Iacomino e poi tutte le nostre interviste e approfondimenti. Seguiteci sulle fonti.tv on demand, su YouTube trovate i contributi più interessanti. Alle 14:30 torniamo live sui mercati. Buona giornata.